Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di come guadagnare i nostri primi 15-20 euro in maniera totalmente gratuita utilizzando Robinhood, quindi col match betting. Se non sapete che cos'è il match betting, ci ho fatto un video che vi invito a guardare, ve lo lascio qui sopra o anche in descrizione, lo trovate nel canale. In breve, il match betting non è altro che un guadagno sicuro al 100%. E sì, non sto scherzando, esiste veramente, lo faccio da un po' e mi sta facendo guadagnare. La piattaforma Robinhood, come anche la piattaforma NinjaBet, mettono a disposizione delle guide gratuite per imparare a fare match betting e poi delle guide per completare delle offerte di benvenuto e guadagnare i primi soldi gratis. Poi per continuare a guadagnare è necessario abbonarsi. Comunque, se volete approfondire il mondo del match betting, io ho realizzato un corso che vi lascio qui sotto. In questo corso io spiego come funziona il match betting, dando anche dei consigli personali che ritengo utili nella mia esperienza in questo mondo. Ma soprattutto il valore aggiunto che otterrete acquistando questo corso è l'assistenza diretta da me. Infatti, se acquistate questo corso e vi iscrivete a Robinhood tramite il mio link affiliato, potrete in qualsiasi momento della giornata scrivermi su Telegram direttamente a me e chiedermi qualsiasi cosa. Se siete interessati ad approfondire, comunque le prime 7 lezioni del corso sono gratis, quindi potete dargli un'occhiata anche senza iscrivervi al sito, guardarle, valutare e poi decidere. Inoltre, se siete dei nuovi utenti di Udemy, la piattaforma dove ho messo il corso, sicuramente ci sarà una promozione attiva che vi farà ottenere il corso con molto sconto. In più vi lascio questo codice qui che vi permetterà soltanto a 5 di voi di ottenere il videocorso completamente gratis. Quindi i primi 5 di voi avranno il corso gratis. Per fare match betting questo corso non serve, però è sicuramente per i principianti un aiuto in più per non rischiare di sbagliare. E soprattutto il valore aggiunto, ripeto, che avrete sarà la mia assistenza inclusa nel prezzo. Andiamo adesso a vedere come fare per guadagnare i nostri primi soldi gratis con Robinhood, in modo da capire come funziona questo mondo e poi decidere se volete approfondirlo oppure no. Se volete sapere quanto ho guadagnato col match betting fino a mo', ne parlo nel mio video degli investimenti di marzo, date un'occhiata, o comunque ho fatto anche prima di quello un video in cui parlo di quanto ho guadagnato nella mia prima settimana. Sicuramente porterò anche altri video del genere. Quindi iscrivetevi al canale e pollice in su. Adesso partiamo. Questa è la pagina di Robinhood. Poi farò anche un video per quanto riguarda NinjaBet, tranquilli. Ci arrivate tramite il link che vi lascio qui sotto in descrizione. Tutto ciò che dovete fare è registrarvi. Io ovviamente a Robinhood sono già registrato con i miei dati, la mia email. Però adesso andrò a creare un account finto per farvi vedere tutto il processo da zero. Mi sono quindi procurato un'email usa e getta, tanto per fare la registrazione e farvi vedere. Come vedete è sufficiente mettere nome e cognome, scegliere un username, inserire la vostra email, una password, dopodiché dobbiamo risolvere questa semplicissima equazione. 12 più 5 fa 17. L'equazione ovviamente cambierà, a me questa, poi ne uscirà un'altra. Accettate le due cose e poi cliccate registrati. Una volta registrati arriverete in questa pagina. Qui è la prima pagina che appunto vi dà il benvenuto su Robinhood e vi fornisce le prime guide per iniziare a guadagnare. In queste guide viene spiegato cos'è il match betting, come funziona Betfair, insomma tutto quello che vi serve sapere per iniziare a fare il match betting. Ripeto, nel mio corso queste cose sono spiegate e sono anche mostrate praticamente, quindi come si completa ogni tipologia di offerta proprio mostrata praticamente. Quindi semplicemente una volta iscritti vi leggete ovviamente la guida, perché non dovete fare le cose senza saperle fare. Prima di tutto vi leggete la guida, dopodiché passate alla guida 2. Anche qui vi leggete la guida, ovviamente qua vi dice di registrarvi su Betfair, che è la piattaforma dove si faranno le banche. Betfair è il nostro exchange. Se non sapete di cosa sto parlando, vi consiglio o il mio corso o comunque il video in cui spiego cos'è il match betting. Andiamo avanti. Qua ci spiega come utilizzare invece l'odds matcher, lo strumento di Robinhood che ci permette di scegliere le partite e fare i calcoli per decidere quanto puntare e quanto bancare. Qua ci spiega altre cose, tipo cos'è la responsabilità. Dopodiché ci fa passare alla prima guida per guadagnare i primi soldi. In questo caso è la benvenuto di William Hill. Infatti il match betting non è altro che sfruttare il bonus di benvenuto dei siti oppure i bonus ricorrenti che i siti scommesse danno. William Hill è il nostro bookmaker in questo caso. Come funziona? Sopra sopra abbiamo il titolo scommetti 10, ricevi 10 più 5. Significa che noi dobbiamo scommettere 10 euro per riceverne 10 e poi ce ne sono anche altri 5 che ci vengono dati per altri motivi. Qua ci viene detto quanto è il profitto stimato, il budget necessario, 40 euro. Il budget necessario è circa quanti soldi ci serve muovere per ottenere il guadagno. Quando si parla di budget non stiamo parlando di soldi che spendiamo o soldi che investiamo, sono solo soldi che noi muoviamo da un punto A a un punto B per sbloccare questi bonus e sfruttarli. Poi ci dice quando avremo il nostro bonus, in questo caso il bonus ci verrà dato al termine della partita qualificante. La partita qualificante è la partita sulla quale abbiamo fatto la scommessa qualificante, quindi la scommessa fatta con soldi nostri
utile a ottenere poi il bonus. Ci dice quali pagamenti non sono accettati per il bonus, quindi non possiamo caricare i soldi sul sito con questi metodi qua, e ci dà anche un'idea della difficoltà. Innanzitutto qui ci spiega un pochettino come funziona. Ci viene subito detto che l'offerta è divisa in due parti, una prima scommessa qualificante e poi una scommessa fatta col bonus. Infatti dovete sapere che il concetto di match betting si basa principalmente su questo: fai una scommessa, ottieni il bonus, scommetti il bonus, preleva i tuoi soldi, ciao ciao. Una volta capito quindi il concetto alla base del match betting, poi bisognerà applicarlo con varianti leggermente diverse e si riuscirà a sbloccare tutti i bonus di tutti i siti. Qui ovviamente vi leggete la descrizione della promozione, noi ora andiamo a vedere come farla praticamente. Innanzitutto ci dobbiamo registrare a William Hill utilizzando questo codice, quindi ciò che dobbiamo fare è cliccare su registrati. Però io vi do un consiglio: non cliccate su registrati, perché il bookmaker potrebbe notare che voi provenite da Robinhood. Quindi non fate questo errore, perché i bookmaker sono cattivi e non vogliono che voi gli spillate il bonus, quindi potrebbero limitarvi i conti. Ma tranquilli, limitarsi i conti non significa che vi fregano i soldi sono sempre vostri. Però è un fastidio, perché poi non potete più utilizzare quel bookmaker per guadagnare. Quindi ciò che dovete fare è andare su Google e cercare da Google il bookmaker del caso, in questo caso William Hill. Poi sarà da Google che provvederete a fare l'iscrizione, quindi arrivate sul sito. Ecco, in questo caso la bonus è proprio questa, vedete? Lo capisco perché mi dice codice promo ITA215, esattamente come mi dice nella guida. Quindi io vado qui a cliccare su continua e inizio a iscrivermi. Per l'iscrizione, nome, cognome, email, tutte queste cose qua. Per migliorare, diciamo, questa parte sulla registrazione e tutto, ho fatto anche un video nel quale vi do dei consigli per fare match betting meglio. Dateci un'occhiata, che sicuramente può tornarvi utile. Ora, ovviamente non mi vado a re-registrare a questo sito, sono già registrato. Voi farete la registrazione compilando tutto. Dopodiché, dopo che vi siete registrati, continuiamo con la guida. Per fare match betting, ricordatevi, è sufficiente seguire la guida. Poi, una volta che dopo 1, 2, 3 mesi diventerete più pratici, imparerete anche a sfruttare le promozioni senza necessariamente avere una guida. Quindi anche le promozioni esclusive che arrivano direttamente a voi da ebook potrete sfruttarle tranquillamente. O comunque, se acquistate il mio corso e vi iscrivete con il mio link a Robinhood, potrete sempre chiedere aiuto a me. Qua vi specifica di inserire il codice durante la registrazione, ovviamente. Dopodiché vi dice di depositare 10 euro su William Hill, quindi depositate i vostri 10 euro. Ovviamente non utilizzate i metodi non accettati, che sono questi spiegati qua. Una volta fatto il deposito di 10 euro, dobbiamo andare a trovare la nostra partita qualificante. Per fare ciò, ci viene in aiuto Robinhood, che ci dà uno strumento chiamato Odds Matcher. Andiamo ad aprire. L'Odds Matcher non è altro che uno strumento che raggruppa tutte le partite e le confronta per darci una serie di informazioni utili per permetterci di scegliere la partita migliore in base al rating. Il rating è questo numero qua che ci dice quanto ci ritorna. Facciamo un'ipotesi: scommessa di 100 euro, rating 95%, significa che ci torneranno 95 euro perdendone 5. Infatti noi con questa prima scommessa qualificante perderemo dei soldi, che poi recupereremo abbondantemente con gli interessi con la seconda scommessa che faremo col bonus. Per scegliere la partita, qui ci vengono già messe in ordine di rating, quindi il rating più alto ce l'abbiamo sopra. Poi possiamo fare varie impostazioni, per esempio la liquidità, la quota e altre cose. Vediamo la guida. La guida infatti ci dice come compilare l'Odds Matcher. Ecco qua, qui ci viene specificato che è necessario fare una scommessa a quota minima 2 e che la liquidità deve essere di almeno 10 euro. In genere la liquidità deve essere pari a quanto sarà la puntata. Quindi inseriamo liquidità 10 euro e quota minima 2. In questo modo l'Odds Matcher ci trova le partite che rispecchiano i requisiti. Continuiamo a leggere. Qui ovviamente ci fa vedere tutta la procedura, io adesso ve la faccio vedere. In pratica ci dice di scegliere la partita, una volta che abbiamo scelto la partita, prendiamo quella con rating maggiore, clicchiamo sul simboletto della calcolatrice. Qua poi andiamo in modalità normale, perché stiamo facendo con soldi nostri, quindi dobbiamo vedere quanto perderemo. Inseriamo 10 euro come puntata e qui ci dice: devi puntare sul risultato gol su William Hill e devi bancare il risultato gol su Betfair. Perciò non ci resta che andare su William Hill e anche su Betfair. Adesso dobbiamo andare a trovare la nostra partita. Trovarla su Betfair è molto facile, basterà cliccare qui su Betfair e ci porterà direttamente all'exchange di Betfair, dove c'è la nostra partita. Invece, per quanto riguarda il bookmaker, alcuni bookmaker hanno la funzione cerca, altri no. William Hill la funzione cerca, a quanto vedo, non ce l'ha. Come trovare facilmente la partita? Dallo Smatcher vediamo in che torneo gioca, quindi Championship, e di che paese è, Inghilterra. Sapendo queste due informazioni, sapendo ovviamente la data e l'ora in cui giocherà, possiamo facilmente trovare la partita. Quindi andiamo qua. Qui possiamo scorrere, andiamo a cercare calcio innanzitutto. Il mio consiglio è: giocate sempre su calcio per quando si parla di match betting, e su campionati conosciuti, non campionati sconosciuti.
Come vedete, mettendo calcio l'ho subito trovata, che è questa qua, perché è una partita comunque di un torneo conosciuto, altrimenti dovevo un attimo impegnarmi di più a cercarla per paese. Comunque sia, andiamo ad aprire la partita. Lo Smasher quindi ci dice di puntare a quota 2,05 sul gol, perciò andiamo qua. Lo Smasher mi dice di puntare su gol a quota 2,05. Qui gol, quindi entrambe le squadre segnano sì, e a quota 1,90 a volte può succedere che le quote cambino. Cosa fare? Ciò che dovete fare è semplicemente andare nel calcolatore e modificare la quota in questo modo. Ovviamente adesso il rating potrebbe essere o aumentato o diminuito, quindi sta a voi fare le vostre considerazioni se vale ancora la pena questa partita o cambiare partita. Ora io vi sto spiegando come si fa, quindi facciamo finta che va bene. Ho cambiato il numero qui, qui non si aggiorna ma non fa niente, l'importante è che si sono aggiornati i calcoletti lì sotto. Perfetto, quindi cosa devo fare noi adesso? Inseriamo 10 euro, confermiamo e aspettiamo che la puntata viene piazzata. Quando ci esce il messaggio scommessa piazzata, scommessa effettuata, una cosa del genere, siamo a posto, la nostra scommessa è stata fatta. Ora dobbiamo fare la bancata, cioè scommettere contro questo esito. Noi sul book abbiamo puntato su gol, vogliamo che questo esito si avveri. Su Betfair faremo il contrario, invece vorremmo che quell'esito non si avveri. Così copriamo entrambe le possibilità. Questo è Betfair, entrambe le squadre segnano, quindi gol. Lo dobbiamo bancare, quindi la parte rosa. Parte blu vuol dire puntata, parte rosa vuol dire bancata. A noi interessa questo mercato qui, gol, no gol, quindi dobbiamo bancarlo, eccolo qui, a che quota? Quota 2,08. Su Betfair la quota è 2,1, anche questa è cambiata, l'andiamo ad aggiornare un attimo. Ecco qua, quanto dobbiamo bancare? Questa cifra qua. Quindi copiamo 9,27, andiamo su Betfair, inseriamo la cifra, piazziamo la scommessa e facciamo la nostra bancata. Facilissimo. Perfetto, questa prima scommessa è stata fatta, torniamo sulla guida. Al termine di questa scommessa ci ritroveremo con una perdita di 1,20€, come leggete scritto qua. Però, se continuiamo a leggere, qui vedete ci continua a dire quello che vi ho appena spiegato di piazzare la scommessa qualificante, ora ci dice di verificare il conto, quindi mandiamo i documenti inserendo questo codice, non facciamo dal sito, oppure all'email che ci consigliano loro. Vedete, qui vi dà un link, modulo presente a questo link, non cliccate questo link tramite Robinhood, mi raccomando, il modulo cercatevelo voi nel sito o usate l'email. Facendo così riceverete altri 5 euro bonus, al termine della partita avrete 10 euro bonus più i 5 della verifica documenti, quindi avrete 15 euro bonus. Quella partita non ci interessa se ha vinto su Betfair o su William Hill, indipendentemente da dove ha vinto, poi potremo prelevare ciò che è rimasto. Ora dobbiamo andare a trovare la partita per giocare il bonus, in questo caso non ci sono limiti di quota. Quindi apriamo di nuovo lo Smasher, stavolta giocheremo tutto il bonus sono 10 euro più 5, quindi in totale 15 euro. Perciò impostiamo una liquidità di 15 euro. Dopodiché ci usciranno le partite, prendiamo ovviamente la prima, quella con il rating più alto. Ecco qua, e come prima andiamo su William Hill, facciamo la puntata su over 2,5, andiamo su Betfair e facciamo la bancata su over 2,5, ovviamente inserendo 15 qua dentro. Poi se volete avere un'idea di quanto sarà il guadagno, basterà mettere il calcolatore in modalità bonus, vi dirà guadagno minimo 14,47. A questo guadagno sottraete la perdita fatta con la scommessa di prima e ottenete il vostro effettivo guadagno. Ora non vi faccio vedere di nuovo come fare, ve l'ho già spiegato prima. Dopodiché la guida giunge a termine e ci dice di piazzare la scommessa bonus, se le quote sono leggermente cambiate e le aggiornate nel calcolatore come vi ho fatto vedere, e alla fine, se vincete su William Hill avrete i guadagni su William Hill e prelevate da là. Se vincete su Betfair avrete i vostri guadagni su Betfair. E questa prima guida è completata, avete guadagnato i vostri primi 15-20 euro nel mondo del match betting. Vi ricordo che se volete approfondire ancora di più questo mondo, io vi consiglio di dare un'occhiata al mio corso, oppure ai miei altri video sul match betting che trovate nel canale. Noi ci vediamo in un altro video, pollice in su, mi raccomando. Ciao ciao!